Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew, io sono Roy Lovat e guardate un po', siamo di nuovo alle prese con War Tales. Allora, abbiamo quasi terminato questa regione. Abbiamo finito le missioni praticamente. Manca combattere nell'arena e andare a fare questa missione contro i banditi. Prima però quello che voglio fare è andare a combattere con questi cinghialini, perché ci serve assolutamente del nuovo cibo. Quindi combatteremo contro questi cinghiali e contro quei lupi. Inoltre dobbiamo assolutamente raggiungere almeno il livello 5, perché altrimenti sarà veramente un problema fare l'arena ed eliminare gli elite. Perché come vedrete gli elite ovviamente fanno tantissimo danno. Allora, qui il primo che si muove è quello laggiù. Ma io direi tu vai qui. Ma dai, su, davvero non ce la fai? Vabbè. Poi, assassino? Direi di no. Vai tu, Cassandrina. Sposta di qua ad intercettare nemici. Quindi adesso la priorità è fare questi due combattimenti contro cinghiali e lupi, prendere della carnazza in modo da avere provviste pronte per ogni evenienza. Poi andare al campo. Sì, potremmo andare verso sud al campo, al covo dei predoni. Dopodiché andare a Stormcap a fare quell'altra missione. Oh, bravo. E poi tornare indietro. Immagino che a quel punto avremo tutti a livello 5, perché altrimenti non finiremo mai più. Da qui non becchi nessuno, quindi vai qua. Oh, 25, ammazza. Bravi. Oh, adesso sì, tutti accozzati qua, così dopo vedrete che divertimento. No, in teoria facendoli fuori tutti e tre con questa dovrei salire di livello, però non si sa mai. Allora, adesso questa la possiamo usare. Vai, finiscilo. No. Però col sanguinamento ce la dovremmo fare, no? Esatto. Vai, meno uno. Non ci arrivo questo? No. Allora, iniziamo qui. Uno. Niente? Ammazza.
coltellino. Allora, il primo è questo, quindi direi... Anzi, fallo fuori tu. Che ovviamente non lo fai fuori perché... Non ci va l'idea. Facciamo così, uccidi questo, lancia il coltello a quell'altro. Ok. Vieni qua, prendi un punto. Ah, mi avvicino un nemico. Vabbè. Poco male. Ok, per favore dateci un bel po' di ciccia. Beh, sei. Speravo qualcosa di meglio. Potremmo tenere le carcasse. Oh, Jotun è salito di livello, così gli possiamo dare la nuova ascia. Ah, non so se tenerle. Tra l'altro, vabbè, per adesso teniamole. Allora, aspetta. Prima di tutto ci andiamo a riparare qui. Salve, ripari. Ok. Pausa. Allora. Costituzione, forza. Non so, eh. Forza è solo uno. E non è che aumenti tantissimo il nostro danno. Da 15 a 10, di un punto solo. Qui invece... Ma sì, va? Abbiamo la costituzione. Poi... Follia. Il danno aumentato del 50% contro unità che hanno il 30% di vita o meno. Senza freni. La prima skill usata in ogni combattimento fa 150% di danno in più. Questo non è male. Fanatismo. Alla fine del turno questa unità perde 5% della vita massima per ottenere furia. Ma non penso proprio. Facciamo questo. Ok, e adesso... Potevo anche non chiudere. Ascia nuova, tiè. Differenza. Vai. Perfetto. E Cassandra, lascia che te è più o meno potente, è la stessa. Ok, partiamo, andiamo a uccidere i lupi. Stanno lì. Non sono più gialli. Grigi. Allora, se sì, qui potremmo mettere, vabbè, anche qui, dove qui. Dov'è questo lupo? Bello? Ah, qua è giusta. Non dovrebbe essere in pericolo l'arciere, però... poveri lupini.
cosa, spostate. Vai qua, pronto a intercettare quelli che arrivano dall'altra parte. Bello. Bello, bello. Vai così. Quel punto lo teniamo, dovesse servirci per qualcosa di meglio. Tanto questo c'è un casino d'armatura. Allora, la prima abilità che usiamo fa il 150% di danni, quindi se faccio questo, no? Faccio questo allora. Ah no, ecco quell'altro. No, aspetta. Scusa, ma se questo... E qua giù, Jodon. Ok. Vediamo. Yeah. Che sberla. Fai coltellino lì? Sì. Allora, sì, potremmo muovere lui e andare a uccidere quel lupo lì. Sì, va. Così liberiamo questo. Vai tu, qui. Sì, no. Ovviamente. Oh, guarda, possiamo uccidere questo. Questa c'ha un casino di movimento. Brutto. Ottimo. Lontani. Può rimanere qui. Allora, facciamo così. Dai. Uno. Mi dimentico sempre che l'arciere deve finire il turno vicino a un alleato, così prendiamo un punto. Allora, vabbè, altre 7 razioni di carne. Ok, possiamo andare a riposare e a ripararci. Dormiamo qui. Cuciniamo un po', no, perché non abbiamo il sale, ovviamente. Diamo i nostri uomini.
Ok. Andiamo a ripararci. Vediamo tante le volte questa avesse qualcosa di buono. Ah, quello dell'altra volta. Però ti possiamo vendere questa. Io questa qui continuo a tenerla, non sai mai che riuscissimo a ottenere un soldato. Ma possiamo vedere qui. Scusa, ma intanto andiamo a ripararci. Salve, grazie. Sì, compriamo questi 5. Leave, exit. Allora, vediamo un po'. Qui c'è questo con la spada a due mani. Questo con l'ascia a due mani. Ah, è quello che ci serve, no? Ascia a due mani. Ah no, martello a due mani. Che secondo me questa non può portare. Non può usare il martello. Secondo me questa è solo l'ascia. Arciere, no, che schifo. Quindi eviterei. Tu c'hai delle ricette che possiamo comprare? Possiamo comprare una di queste. Exit. Ok, adesso ci dirigiamo verso quell'accampamento dei banditi per vedere un po' di sconfiggerli. Ok, e mentre veniamo da questa parte, ecco i cinghiali ci attaccano. Mi sono detto, fammi passare un attimo dalla taverna qui della cittadina. Non sia mai che ci sia la missione di ripulire il covo dei banditi, tanto per accumulare un po' di soldi. E effettivamente c'era, quindi adesso, oltre che all'esperienza, dovremo prendere anche dei bei soldini. Ora, proprio adesso non mi serviva combattere contro i cinghiali, eh? Prima sì, ora no. Ora proprio no. Vai tu. Qua. Ma tu dovresti essere in grado di eliminare subito sti due. Uno e due, vai. Perfetto. Qui c'è Lovat che tanto è corazzato a fine dente. Oh no, vai tu Jotun, eliminami questo. Usa questo, via. Ciao. Oh, qui c'è uno da solo. Non mi ero accorto che il lanciere stava là dietro da solo. Adesso tutti là andranno. Povero Alfio. Tu riesci a beccare qualcosa che non siano i tuoi alleati 79-78? Direi aspetta pure. Vai, uccidi questo. Coltellino con l'altro. E riesce ad arrivare alla lancia? Purtroppo no. Non possiamo lanciargli neanche l'ascia. Bravo, finita una trappolina. Mannaggia, non posso arrivarceli. Peccato. Oh no, oh no.
Alfi è circondato. Dovrebbero dargli un'abilità tipo muro di lance, una roba così, per renderlo un po' più resistente. Allora, abbiamo finito tutti i punti azione. Questo vuol dire che prima di combattere nel covo dei briganti riposeremo, in modo tale da rendere un po' più di punti ed iniziare al meglio il combattimento, perché sennò quelli ci fanno la bua. Anche perché il combattimento è difficile, per cui riesci ad arrivare qui? No, solo 5 metri disposti. Tutti lì. Ma forse l'assassino riesce a uccidere tutti, eh? E tu non c'è bisogno di muovere. Allora, inizia tu. Mettili qua. Uno. Coltellino. Due. Ah no, non ci ha dato. Un punto, è vero. Vai, vai qui. Finiscila tu. Così con l'arciere. Ciao. Sì, adesso dobbiamo riposare assolutamente. Di tutto, ripara, si sì, continua. Potevamo anche non ripararci, sta qui la cittadina, che stupida. Vabbè, facciamo così. Oh, qui c'è uno con l'armatura, vediamo un po'. No, no, perché? 46, oh, mazza. 46 guardie a 16. 40 più forza 2, non abbiamo un altro. 49. Eh sì, siamo. Qua meglio che non ci toglie niente. Anche qui ci toglie la capacità di carico. Direi no grazie. Ok, allora facciamo così, va. Riposiamo che tanto è l'ora. Possiamo anche cucinare, perché ho comprato un po' di sale. Ok, poi qua. Ok, ma mangeremo anche una porzione. Questo che fa? Movimento nel mondo, costituzione, destrezza. Facciamo questo. Questo. Facciamo un evento. 7, 8, 9 e 30. Vai. Ok, mi prende sti funghetti già che stiamo qua, scusa. Salviamo. Uh,
casino. E non c'è neanche modo di diminuirli, perché non vedo truppe intorno. Proviamo. Vediamo se moriamo male. Sono tantissimi. Allora, tanto i nostri arcieri che hanno, ok, non hanno fuoco, che è già una cosa positiva. Questi sono lontani e va bene. Allora, il primo gruppo da eliminare è questo. Tutti appiccicati, quindi c'è quell'arciere, poi c'è qualcuno laggiù, lì, quindi c'è questo e poi questo. Allora, tu puoi andare lì a bloccare queste. Anzi, tu vai qua, così ammazzi questi due subito. Tu vai qui e tu vai qui, poi. Tu vai qui, anzi tu vai qui, tu vai qui, tu vai qui, così. C'è gente sola? Non mi pare. Allora, proviamo, eh. Almeno eliminare l'assassino. Ah, non l'ha ucciso. Ah, meno male. Meno male. Meno male. Vai, tanto lui c'ha un sacco d'armatura. Allora si muove quello, e si muove questo con l'arca. Potremmo tipo andare con lui. O potrei andare qui. Devo fare così. Aspettare che siano loro ad avvicinarsi. Però devo intercettare questo con l'ascia, che sicuramente vuole fare qualche cosa di simpatico. Quindi vai tu qui. Uno, togli tutta l'armatura, dai. Ok. No, vai tu. Usa il potere della tua abilità. Oh, per favore, è un critico. Olè. Ciao. Meno male. Riesci a uccidere anche questo? O quantomeno a ferirlo, vai. Pochino, però. Potremmo fare questo, che riduce il suo danno. Sì, riduciamo il danno, eh? Per un punto azione. Se non la usiamo mai, vediamo un po' se servirà a qualcosa. Ah, grazie, tanto volevo andare di là. Allora, tu puoi andare a uccidere il compagno assassino qui. Non è morto, eh? Usa questo.
Sì, avvicinati a questa. Potremmo anche provare a fare così, No, va, teniamoceli, teniamoceli. Il fastidio è che c'hanno tantissimi arcieri. E adesso andranno ovunque nella mappa, scassando allegramente. Questo va? No, strano, non si è andato addosso all'arciere. Ci ha pure avvelenato. Allora, prima a questo, poi a questo. Quindi io direi, vai. Vai qua, eh. Basta, basta, basta. Sai che c'è? Se riuscisse tipo... No, lui non ci può andare, quindi io direi... Vai a far fuori questo. Bene. Bene, così. Tutti belli ammucchiati qua, così mo che arrivano questi con le asce. Sai che pacchia. Tutti appiccicatissimi. Fa fare questo. No. Grande Jotun con l'ascia nuova. Non so se andare a bloccare questo. Non mi sembra una cattiva idea. Diminuiamogli anche il danno. Che se questa arriva lì, che siamo 27 tutti insieme, poi c'ha il bonus nell'attacco. Anzi, vedo che mi stai muovendo i miei soldati esattamente come mi serve. No, ma sto lanciere, dobbiamo assolutamente cambiargli l'arma. Questi mi preoccupano, questi tre. A parte qui. Allora, facciamo una cosa. Se vado qui. Ce la faccio. Sì. Vai, almeno uno l'abbiamo intercettato. Dobbiamo portare su Amala, assolutamente. Qui ci servirebbe troppo adesso. Ah, oddio, la potrei usare e farla fuori. Vabbè, sì, vai. Sono un po' sprecata, ma dobbiamo librarci qui. No. Poi non ci serve dell'altro veleno. Allora, qui inizia questo. Io direi che tipo tu puoi andare qui, iniziare a ingaggiare questo arciere simpatico. No, tieni il punto esperienza. Uno,
2. Dicevo io. Vai. Ok. Ok. Mi potresti andare qui. Vabbè, prossimo turno ti facciamo fuori. Qui sta arrivando tantissima gente. Meno male che due di quelli che abbiamo qui sono i tank. Allora. No. Serve amala. Questo non vuole morire. Vai, corri qui. Allora, questo simpaticone. Ma perlomeno non ha attaccato. Ok, Jotun è messo maluccio, eh. È troppo... troppo impegnato lì con 27 soldati. Potrei fare così, eh. Ma no, meglio tenerlo per chi può usare abilità migliori. Tipo, oh, oh, adesso sì. Allora, se io vado qui, piglio pure il mio, però porca miseria, vero? Allora facciamo qui. Una sfiga, perché avrei preferito ammazzare questo, però vabbè. Uno. Due. Ok. Se vai qui dovresti dare a questo il bonus, no? Sì, ok. Fallo attaccare. Vediamo se potremmo addirittura lanciare questa, giusto per sfruttare l'abilità del coltello. Ok. Qui il combattimento più lungo della storia. Fortunatamente questo non ha attaccato. 100%. Sì, e poi fuori questo. Ottimo. Devi rimanere qua perché ci serve il punto. Quindi dobbiamo assolutamente uccidere questo. Ah, aia! Che botta! Allora. Ingaggia questo. Riesci a ucciderlo? Grazie. Sì, vattene. Curamelo per favore, se non muore con il veleno. No! Ce la facciamo? Ok, ce la facciamo. Allora, questo
Sì, di quello, mamma mia che ninja. Purtroppo questo non lo puoi uccidere. Purtroppo non lo puoi uccidere. Vale. Ho preso un po' di schiappe, eh? Però... ma Cassandra è salita di livello, vedi? E anche un arco nuovo. Continua. Oh, vediamo un po' qui che c'è. Niente. Del cibo. Ah! Possiamo finire la missione! C'è l'Ambra! Bellissimo, sennò saremmo andati... dovuti andare lontanissimo. Invece c'è l'Ambra qui. Bello. Balza. Questi non servono a niente, però... danno punti conoscenza. Ma, guarda quanta roba! Danno aumentato del 50%, l'unità può usare solo le azioni base. Sì, ciao. Vabbè, lo possiamo dare al lanciere. Altro che ciao, sì, che tanto quell'abilità bonus dell'arciere, ma del lanciere fa schifo, per cui... Allora, aspetta un attimo. Cassandrina è salita di livello, quindi possiamo craftarle la nuova ascia. No, perché qui willpower? Non mi interessa. Movimento costituzione. Poi è lo stesso di quell'altro. Facciamo questo sempre, che gli altri due non mi piacciono. Poi aspetta un attimo che questo è ferito. Siamo. Sì, rimedio imperfetto non è servito. Ok. Poi allora, Alfio, tu prendi questo. Poi. E beh, direi proprio di sì. Ottimo. Poi l'armatura, 45. Non perdiamo la forza. Con questo trasportiamo meno roba, certo. Non è che ci serva tantissimo, eh. E poi dobbiamo... abbiamo sbloccato delle nuove... ok, questo per gli animali, ma non ci serve niente. E poi c'era quello... dov'è? È qui? Sì, salt scoop. Che diminuisce la quantità di sale usato nelle ricette. Bene, abbiamo preso 324 monete d'oro e possiamo finire anche la missione del mercante, proprio perché aveva bisogno di ambra. Non c'è bisogno di andare fino alla regione successiva per recuperarla, invece possiamo andare qui immediatamente, guarda. Che intanto prendiamo qui, salve, sì, dammi questo, leave. Eccola, tieni l'ambra. Ok. E acconsente a fare commerci con il nostro mandante. Però prima ovviamente dobbiamo farle un favore e liberarla dal piccolo problema di gente che ce l'ha con lei. Questa possiamo andare via. Ah, effettivamente, aspetta un attimo, qui abbiamo delle altre armature leggere. Aspetta, andiamo qui, forgia, ripara, ok, qui abbiamo. Okay.
Più 7 d'armatura subito. No, questa per adesso la tengo. Poi possiamo andare a craftare della medicina per favore? Ci servono due fiale. Dammi due fiale per favore. Inutile che c'ha sto rimedio imperfetto invece del... Solo una cosa, neanche cura. Ah, allora, exit, depart, salva e andiamo a vedere questi che vogliono. Non ci dà altra opzione che attaccarvi. D'altronde ci serve l'amicizia di quel commerciante, per cui... Allora... Prima di attaccare questo col... Ah, fammi vedere una cosa... no, vedi, questo qui usa il martello, quindi... Se avessimo preso quello lì con l'ascia... Niente da fare... Io pure voglio uno col martellone... Guarda che bestia... Allora, non abbiamo assolutamente punti... Azione, per cui direi che tu puoi andare qui per cercare questo. Vedo se tipo retrocediamo. Aia! Vedi qua? Scusa, facciamo la formazione, ma questi qua... Perché non gli dà il supporto? Sono vicini. Ma... Mistero. Dato circondato avrebbe dovuto darle anche la difesa aumentata. Aia, oh no, vedi, non dà supporto, eppure sono tutti a contatto. Oh. Vabbè. Ah, quindi non posso usare neanche questa? Ok. Vediamo un po'. Mazza, oh. Tantissimo più danno. Perlomeno non ha preso il nostro. No, no, non tentiamo la sorte due volte. Allora, adesso ce l'ha dato il supporto, non so perché. Non c'è questa? Sì. Bye. Oh. Shh. Put.
Devi uccidere questa assolutamente o amala, fa la finaccia. Vai, vai, vai. Ok. Vattene. Proprio lontanissimo. Sì, ok, ma ci serve qualcuno in grado di curare, perché sennò questa è messa malissimo. Ma ci sei tu, puoi curare. Anche tu potresti curare. Ti vedo abbastanza lontanino. Oddio, non mi pare avvelenata lei, no? Neanche sanguinante, quindi dovrebbe resistere. Ok. Corri qua. Olè, per il rotto della cuffia, eh? Voglio usare il rimedio imperfetto che non ha funzionato. Riproviamo. Sì. Ok. Bene. Bene. Ecco che dobbiamo fare. A parte ripararci, dobbiamo craftare una nuova ascia. Avremo le cose che ci servono? No. Che ci serve? No, ma tra l'altro, ma questo è iron. Scusa, ma steel axe, che ci serve? Ma non c'abbiamo niente. Non c'abbiamo niente. E i fantasmi ultimamente non li ho visti comunque. Quindi ci serve dell'altra pelle bianca, vabbè, questo si compra, e 9 di ferro. Bene. Ok, quindi in realtà in questa... aspetta un attimo, qui dobbiamo andare a parlare con il mercante. Per dirle che abbiamo finito la missione. No, a quanto pare finisce così. Okay. E del sale ce l'avete? Sì. Ok, quindi dicevo che a quanto pare questo cos'è? Locked room. Locked room. Tiltren. The Companions, che è questa qui. The Broker's Tale, che la dobbiamo finire, quindi dobbiamo scendere qua. Poi c'è questa. Ah, ok, e The Locker Room è qui. Quindi in quest'area abbiamo praticamente finito. Ci manca di andare qui a questo mulino, perché sblocchi l'arena. Quindi perfetto, nel prossimo episodio quello che faremo sarà andare qui, sbloccare questa missione. Andare nell'arena, andare a fare questa missione che solo gli dobbiamo dare dei soldi, finire la missione del broker e andare qui a finire questa missione. Una volta finita questa possiamo tornare indietro, prendere quello che ci serve e andare qui nell'arena, perché a quel punto saremo abbastanza forti, soprattutto perché dobbiamo andare a trovare quei fantasmi, perché altrimenti non possiamo craftare le cose d'acciaio. Eh sì, però per oggi terminiamo qui. Come al solito vi ricordo che qui sotto potete lasciare un commento, potete mettere like al video, iscrivervi al canale e andare a vedere la nostra web. Io sono Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!